Teatro Greco di Siracusa, finalmente in tempi quasi normali, Sax Nicosia, interprete principale, diciamo, dell'Agamennone. Sì. E con la regia di Livermore, già questo è un passaggio molto contemporaneo, molto moderno, soprattutto per il momento in cui stiamo vivendo ora. Dunque, la modernità si vede nella guerra, nelle sue rappresentazioni video. Come ti sei sentito in questa interpretazione contemporanea? Dunque, diciamo che secondo Livermore, secondo me, secondo molte persone al mondo, per fortuna, le tragedie di Escolo, le tragedie dei classici greci sono già moderne. Lo sono per il semplice fatto che dopo 2500 anni siamo ancora qua a gioirne, siamo ancora qui a vederle, ad ascoltarle, perché ancora ci parlano, perché, come giustamente hai detto, la guerra è sempre moderna in questi tempi. Poi, come mi sono sentito? Agamennone è un uomo, è un regnante, un re che ha vinto tutto, è un re che torna nella sua patria da vincitore, un re che tornando non si difende perché a casa propria non ci si difende. È un re talmente imbevuto dei suoi trionfi, talmente imbevuto delle sue vittorie, che non si accorge davvero di che cosa lo aspetta a casa. Non si accorge, l'inaspettato per Agamennone è fatale. La sua intelligenza strategica, che tanto gli è servita in guerra, a nulla gli serve contro l'intelligenza di Clitennestra, di sua moglie, che decide di vendicarsi, che attua il suo piano, che sta perseguendo da molti anni, che non vede l'ora che Agamennone torni proprio per ucciderlo. Giustizia è il tema principale di questa tragedia e ogni personaggio ha la sua idea di giustizia. Quello si vede bene in Coefore e Omeridi, no? Di come la giustizia dell'uomo, che è sempre fallace, dell'occhio per occhio, dente per dente, verrà poi trasformata in quella che è la nascita della democrazia, cioè di un tribunale in cui si prova a fare giustizia. E proprio in questo momento, quasi senza giustizia, si può dire, serve meditare su quello che il teatro greco e gli antichi hanno passato a noi contemporanei, che è costantemente di attualità. Sì, dunque, si va a teatro. Perché si va a teatro? Questo luogo lo dimostra concretamente il motivo per cui andiamo a teatro. Gli esseri umani si prendono la briga di uscire e di andare a sedersi in teatro, mettersi davanti a persone che raccontano una storia, perché andare a teatro vuol dire scoprire che gli altri esseri umani come me si fanno le stesse domande. Il teatro le risposte non le dà, però ti fa sentire meno solo, perché ti fa capire profondamente, concretamente, che non sei l'unico a fartele quelle domande e che continuare a farsele insieme, forse, se non guarisce, perlomeno consola. Si comincia con la guerra di Troia vinta, e un parallelo tra Agamennone e Ulisse potrebbe essere anche un motivo interessante di lettura, proprio per i due eroi contrapposti. Sì, questo per Agamennone, questo parallelo è straordinario, perché proprio nelle battute di Agamennone, è proprio per come Davide ha pensato questo allestimento. Io entro e faccio questa specie di comizio al popolo, no? Dico, giustizia vuole che il mio primo pensiero vada alla città di Argo e ai suoi dei, artefici del mio ritorno e della meritata punizione che ho inflitto alla città di Troia. Questo discorso si conclude in un certo modo, dopodiché io vado davanti a quelli che sono gli anziani del mio paese e gli parlo proprio di Ulisse, gli parlo proprio di Odisseo, gli dico che anch'io ho toccato con mano come gli uomini a parola miei più fedeli non mi offrissero che una devozione apparente, non più solida di un'ombra, mentre Odisseo, viceversa, è sempre stato a mio fianco, come un cavallo di scorta, proprio lui che era venuto in guerra contro la sua volontà. Agamennone, se parla di qualcuno è incredibile, non parla dei figli ovviamente, non parla dei figli perché senso di colpa non può parlare dei figli, ma parla di Odisseo e dice chissà se è ancora vivo o se sto parlando di un morto. Lo legittima e, come dire, è l'unico essere umano di cui lui parla. Tutti lo dicono, no, senza Odisseo non avrebbe vinto la guerra. Senza, vero. Senza l'intelligenza di Odisseo. E in più Odisseo ha una moglie che lo aspetta. Anche qui il parallelo. E invece
il tennista non vede l'ora. Anche qui il parallelo. Guarda, questo è... Poi per me l'onore di recitare con Laura Marinoni per la seconda volta è anche l'incredibile e straordinaria casualità. Abbiamo interpretato Io me ne lao, lei Elena, e che recitavano un ritrovarsi positivo. Quest'anno interpretiamo io Agamennone, lei Clitennestra, che sono rispettivamente fratello di Menelao e sorella di Elena, che si ritrovano, ma questo ritrovarsi, a differenza di Menelao ed Elena, è un ritrovarsi al negativo. Interessante, davvero. Dunque è un bellissimo parallelo anche questo. La regia, tu non sei regista, d'accordo, però lavorare con Livermore e anche trovare questa totale modernità nella interpretazione. Sì, è proprio quello che stavo dicendo prima, appunto. Agamennone, secondo Davide, è un uomo che ha vinto tutto, un uomo che non si avvede del pericolo. La modernità della recitazione significa restituire la vita alle parole, restituire la vita a queste parole, il loro vero significato, utilizzando la loro musicalità e facendo di quella musica un racconto concreto. La tragedia non è prosa, la tragedia è tragedia. La prosa è un'altra cosa, la tragedia è soltanto tragedia, e potremmo definirla come un insieme di arti totale, sia all'epoca sia oggi. Noi nella tragedia possiamo davvero far convergere tutte le arti, la musica, la tecnica teatrale, penso alle macchine teatrali che c'erano 2500 anni fa, e alle macchine teatrali di oggi. Che cos'è oggi? Un video? Sì, il video ci permette di raccontare una storia in un certo modo in cui il pubblico viene coinvolto, lo uso. È una macchina teatrale. I microfoni, gli effetti sulla voce. All'epoca avevano le maschere con i trombini. Per cui... La modernità è nella mente del pubblico. Ultima cosa, sì. La musica. Sì. Dunque, in questo allestimento c'è Bach come refrain ossessivo che simboleggia Ifigenia e il suo tormento di essere morto. Ifigenia in questo allestimento lo si vede, è un fantasma che aleggia e che arma la mano della madre. Bach, musica dodecafonica, a simboleggiare un mondo che sta finendo, un mondo che non è più integro, un mondo che si sta spezzando. Ma non solo, c'è un abbraccio stupendo con il pubblico, con una canzone interpretata da Maria Grazia Solano che interpreta la Sentinella alla fine, proprio per abbracciare il pubblico, la canzone trip hop degli anni 90 dei Portishead, Glory Box, in cui le liriche, le parole, si intersecano perfettamente con quello che è la storia di Clitennestra e delle altre donne, anche Cassandra ad esempio, penso a Cassandra, le altre donne di questa tragedia. Perfetto, grazie. Grazie a voi.